In questi giorni io sto cercando di lavorare con il fondo verde per vedere se riesco a fare un miglioramento riguardo gli effetti video, no? Perché purtroppo noi sappiamo che oggigiorno non basta dire cose interessanti, bisogna anche fare un po' di spettacolo, nel senso che se non si cura tutta la parte, come si dice, estetica del video, poi alla fine le persone non guardano, si stancano, perché ormai siamo abituati a vedere delle scene belle, spettacolari. Non ci accontentiamo più di un ragionamento e basta, noi vogliamo vedere proprio i film, le mega produzioni, cioè, quindi ovviamente questo spiazza una persona come me, che non ha chi mi fa la sigla, che non ha chi mi fa i titoli, che non ha chi. Una persona come me che l'unica cosa che fa è cercare di spiegare quello che ha capito. Il problema è la divulgazione, cioè non possiamo vedere un video solo perché ci piacciono le figurine, è un po' come comprare un libro perché ti piacciono le figurine, ma andiamo ai contenuti, insomma, questi contenuti fanno la differenza. E ci permetteranno di scegliere tra vivere delle vite piene, felici da uomini e donne libere, oppure continuare a vivere soggiogati, ingannati nella menzogna, nell'ignoranza, come purtroppo ci hanno sempre fatto fare, come se fossimo degli schiavi, o peggio ancora, come se fossimo bestiame, 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 bestiame. Quindi non mi dilungo oltre, anche perché è soltanto, diciamo, un test più che altro tecnico per vedere, insomma, se si riesce a fare un'edizione di miglior qualità facendo il fondo verde. Io ho messo un fondo verde dietro per vedere se riesco a mettere delle immagini interessanti. Ok? Viviamo da sempre.